Ah, raga, buongiorno a tutti, raga, buongiorno a tutti. Mi scuso se in questi giorni non ho potuto fare, ultimamente non ho potuto fare video delle partite, quelle di sabato e quelle di ieri. Ecco, ve le commento oggi perché tra poco inizia Brasile Messi, quindi mi devo pure sbrigare. Allora, nuovo look, come potete vedere, cappello, occhiali, belli. Dunque, ragazzi. Il calcio è strano, ragazzi. Io l'ho sempre detto, questo mondiale è strano. Perché? Allora, Francia-Argentina, mi aspettavo passasse l'Argentina, sinceramente. Cioè, è vero che ho detto che forse passava la Francia, però l'Argentina poi, io mi pare che abbia anche detto che se l'Argentina non la eliminavi ai gironi, poi diventava pericolosa. Ma così non è stato, anzi, lo stava. Sta per diventare pericolosa perché comunque contro la Francia 4-3 ha vinto la Francia, non è che ha vinto 3-0, 4-0, cioè 4-3 ha vinto. Argentina comunque che è fuori dai mondiali e questo mi dispiace e quindi ora è rimasta, tra le squadre che tifavo all'inizio del mondiale, me ne è rimasta una sola, il Giappone. Il Giappone è l'unica squadra rimasta. Che tifavo, però purtroppo stasera probabilmente uscirà perché incontrerà il Belgio e il Belgio c'ha Mertens, Lukaku, c'ha di tutto il Belgio, ha ottimi giocatori e io ho detto anche che era una delle squadre favorite per la vittoria di questo mondiale, ma avevo detto la Francia. Ma tornando un attimo alle partite, allora l'Argentina esce con un 4-3 contro la Francia, grandissimo Mbappé, un Mbappé favoloso, ragazzi, un Mbappé favoloso, una Francia che attualmente è favorita per vincere questo mondiale, come avevo detto. Però ha un gioco un po' di merda, nel senso che ha un contropiede, come dire, ha un sistema di gioco un po' di merda, cioè proprio diciamocelo, senza offesa, eh. Però insomma, comunque attualmente è la squadra favorita per vincere questo mondiale, cioè appunto, perché comunque ha ottimi giocatori, cioè comunque, insomma, è la squadra forte, ecco, il gioco però va un po' migliorato perché se poi tu hai ottimi giocatori, però non li sai sfruttare con la formazione, quello è un problema, raga. Cioè, il gioco, il sistema di gioco, se il sistema di gioco non funziona, purtroppo non funziona neanche la squadra. Però così non è stato perché comunque finora la Francia è andata abbastanza bene, tanto che è passata 4-3 contro l'Argentina. Mi dispiace un po' per Dybala, mi dispiace per Higuain, però insomma, 4-3 fuori. Tra l'altro l'Argentina vinceva 2-1, vinceva. La Francia ha fatto il gol. L'Argentina aveva ribaltato il risultato. Poi tu cosa vai a fare, San Paoli? Mi vai a perdere 4-3 perché la Francia ha fatto 3 gol, raga. La Francia ha fatto 3 gol dopo il 2-1. L'Argentina si doveva difendere quel risultato là, perché quel risultato, se finiva questa partita, passava ai quarti di finale e l'Argentina è. E tu non puoi, San Paoli. Ecco perché mi fa tanto incazzare San Paoli. Perché il problema dell'Argentina è San Paoli. Non che i giocatori. È vero che i giocatori non si trovano, ma è San Paoli che deve trovare un gioco per far funzionare tutti questi campioni. È lui che deve trovare. Se non è competente, caro mio, non allenare più l'Argentina. Perché una squadra con questi campioni, con tutti questi campioni, non può fare queste figure di merda. Non può. Non lo può. Non le può fare, non si può permettere, anche perché comunque l'Argentina non vince manco la Coppa d'America contro squadrette come Panama. È vero che il Messico, vabbè, è forte perché comunque i messicani corrono, però c'è, cioè, contro squadre americane, cioè l'Argentina dovrebbe arrivare perennemente in finale almeno, perennemente, perché le squadre più forti dell'America sono Brasile, Uruguay e Argentina. L'Argentina dovrebbe se, almeno sempre arrivare in finale, sempre dovrebbe almeno arrivare in finale. Poi magari si è eliminata dal Brasile, anche dall'Uruguay, o okay, che ci sta, ma non può essere eliminata dal Panama, dal Messico, dalle squadre, cioè del Centro America, raga, veramente. Quindi secondo me farebbero meglio a cambiare allenatore. Proprio, ve lo dico proprio sinceramente, perché San Paoli non vale una cippa di cazzo. Proprio, senza offendere, finora non vale niente San Paoli. Argentina che quindi paga le conseguenze uscendo dai mondiali 4-3 secco contro la Francia. Complimenti alla Francia che io si aggiudica i quarti di finale. Per quanto riguarda il Portogallo, anche Cristiano Ronaldo a casa, Messi e Ronaldo a casa, Messi e Ronaldo a casa in un giorno solo, perché Portogallo esce 2-1
contro un mostruoso Uruguay, contro un mostruosissimo Cavani. Due gol spettacolari, raga, due gol spettacolari. Ma Ronaldo non ha fatto nulla, raga, quando serviva Ronaldo, Ronaldo non ha fatto niente, raga, non ha fatto nulla, Ronaldo. Ha segnato Pepe del Portogallo, no? Io ora un po' mi dispiace per Cristiano Ronaldo, ma forse il fatto che il Portogallo sia uscito potrebbe convincere Real Madrid a cederlo. Infatti ha messo una clausola rescissoria di 180 milioni e la Juve potrebbe pagarla, ma per pagare una clausola del genere devi fare preferenze vendendo Vargas Costa, Pjanic, tutti i grandicampi, chi rimane, solo Ronaldo rimane. Cioè è comunque improbabile che Ronaldo arrivi alla Juventus, però è un sogno attualmente non così impossibile, perché comunque, cioè, non, cioè, è impossibile, perché comunque è impossibile che Ronaldo arrivi alla Juventus. Lui se ne vuole andare, ma se ne va se ne andrà, non so, al Chelsea, al Barcellona, insomma, a squadre grandi se ne andrà, al PSG. Infatti si era pensato a uno scambio PSG, Real Madrid, Neymar, Ronaldo. Comunque, raga, è un sogno assolutamente impossibile, però è un sogno che rimane, perché sognare non costa nulla. Quindi, Portogallo esce dai mondiali 2-1 contro l'Uruguay. E sono anche contenta appunto per questo, da un certo punto di vista, perché comunque l'Uruguay se lo merita di andare ai quarti di finale. E gli auguro il meglio, sinceramente, all'Uruguay. Cavani pure quello mostruoso. Ecco, Cavani lo vorrei alla Juventus. Cavani è più probabile di Ronaldo. E se dovesse veramente vincere il mondiale l'Uruguay, la Juventus, grazie. E se Cavani ovviamente giocasse bene, la Juventus potrebbe farci un pensierino su Cavani per quanto riguarda l'attacco. Quindi Messi e Ronaldo a casa, ciao, ciaone, ciaone, proprio ciaone. Per quanto riguarda invece le partite di ieri, io dico no, la Spagna, no, con tu giochi contro la Russia, che non è mai andata ai quarti di finale, non è mai andata ai quarti di finale in un mondiale, e te che cosa mi fai a lasciare andare? Io dico no, regà, sono contento perché la Juve mette anche un po' lo zampino su Golovin. Perfetto, Golovin per me ottimo attaccante. Nulla a che vedere con Ronaldo, Cavani ovviamente. È comunque uno giovane che deve crescere. Però per quanto riguarda la panchina della Juve, per quanto riguarda l'attacco, Golovin andrebbe più che bene. Proprio un pensiero per Golovin ce lo farai anche lì. Anche perché per quanto riguarda l'attacco, la Juve attualmente non ha preso nessuno. E vedo che sta provando uno scambio con il Chelsea, Morata e Higuaín. Perfetto, perché Higuaín attualmente non ha fatto nulla. Quindi io Higuaín lo cederei e mi prendo Morata, che è cresciuto, che comunque è un ottimo giocatore, e me lo prenderei come attaccante. Almeno un attaccante buono, ce lo siamo portati a casa. Vendendo ormai un attaccante non serve veramente più a niente, perché Higuaín attualmente la Juve non serve a niente. Io dico no, la Spagna. Tu mi segni dopo un quarto d'ora di partita, mi segni, e poi lasci pareggiare la Russia con un calcio di rigore. Ma poi io dico no, ma come fai tu a pareggiare dopo 120 minuti contro la Russia? Contro la Russia? Contro la Russia? Cioè, la Spagna è uscita perché? Ma chi è stata eliminata? Dal Brasile, ok, ci poteva stare. Dall'Uruguay ci poteva stare. Dall'Argentina, anche per come era messa, comunque ci poteva stare che la Spagna veniva eliminata dall'Argentina, anche se nell'amichevole gli ha dato 6 pappine, 6 a 1, comunque no, no, dalla Russia che c'è veramente quasi, cioè, chi c'è poi la Russia? Golovin e qualche altro forte, cioè, eliminata dalla Russia, tempi regolamentari, 120esimo minuto, cioè in 2 ore la Spagna ha fatto un gol solo, e se l'è fatto pure. E si è preso pure il gol con un calcio di rigore netto, netto 1-1, 1-1. Ai rigori, mi va a perdere 4-3. Ai rigori, sommi il risultato finale 5-4. La Russia per prima volta passa ai quarti di finale. La Spagna eliminata. Ci godo, perché comunque da un certo punto di vista ci godo anche. Però è clamoroso, ragazzi. È clamoroso che tu al rigore finale. Mi raccomando, guarda che ti diamo questa responsabilità. Perché se sbagli, siamo fuori dal mondiale. Non mi ricordo il giocatore. Prendi tu questa responsabilità, compagno di squadra. Perché se sbagli, siamo fuori dal mondiale. Quindi sii freddo, sii freddo.
tu mi fa, mi fa il tipo Zaza, mi fa il balletto tipo Zaza, mi tiri un mancino e me lo mandi in curva. Fuori. Proprio qui. Io ero lì, no? Mi guardavo, ho detto. E io appena ho visto il balletto, ho detto, questo mo sbaglia. Questo mo sbaglia. Prova, quello proprio ha tirato alla cazzo e l'ha buttata fuori. A me Zaza comunque il tiro l'aveva fatto coordinato. È vero, sì, ha fatto il balletto del cazzo, la palla è uscita, però almeno è andato dritto il pallone. Ha preso una curva comunque regolare. Quello cosa ha fatto? Col un mezzo piattone, un mezzo colo, boom! Sembrava proprio che il pallone andasse così, così, boom! Facesse tipo serpente a curva. E quindi niente, Spagna fuori dai mondiali, Spagna fuori dai mondiali. Per quanto riguarda invece la Croazia, sono contento che la Danimarca sia uscita. Non perché ce l'ho qua la Danimarca, assolutamente, perché nella Croazia c'è Mandzukic. E mi ha fatto molto piacere che almeno c'è una squadra, c'è un giocatore della Juve che è ammessa ai quarti di finale, perché attualmente è solo la Croazia, perché l'Argentina, dove c'era Dybala e Higuaín, dove c'era Dybala e Higuaín, è fuori. Poi, basta. Cioè, la Polonia è fuori. La Colombia, vero, la Colombia. Poi non mi ricordo chi c'è, sa che basta. Però c'è la Colombia dove c'è anche Cuadrado. E gli auguro il bene possibile contro l'Inghilterra. Ma tornando alla Croazia, tu Modric non puoi sbagliare un calcio di rigore al 118esimo minuto. Non me lo puoi sbagliare, non me lo puoi sbagliare, non me lo puoi sbagliare. Modric, 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 Modric. La Croazia c'ha Strinic, Kovacic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Perisic. Tutti che terminano con itch, itch. Poi chi c'è ancora? Non mi ricordo più, non mi ricordo più. Comunque, ci hai i giocatori forti da Croazia. Ce li ha. Modric. Ci mancava solo Mingovic Savic che fosse croato. No, invece serbo. Serbia fuori dai mondiali. Niente, raga. Quindi, il gol della Danimarca è veramente ridicolo. Veramente ridicolo quel gol lì, raga. Ridicolo, un po' come il gol della Spagna contro la Russia. Ridicolo il gol della Danimarca. Così, con un pallone che prende l'aviazione e si infila in porta. Il gol di Mandzukic direi bellissimo. Certo, magari anche un pochino facile, però comunque era sul destro, ha fatto così, boom, ha tirato una sassata dentro, 1-1. Si va ai tempi supplementari. Primo tempo supplementare, finisce ancora 1-1. Secondo tempo supplementare, calcio di rigore per la Croazia, netto, al 118esimo minuto. Che succede, ragazzi? Che succede? Che succede? Che Modric sbaglia il calcio di rigore. Parata del portiere danese. Sbaglia il calcio di rigore. Si va al calcio di rigori. La Danimarca tira, sbaglia. La Croazia tira, sbaglia. Ma finisce comunque 4-3 per la Croazia. In tutto. Sommando il 3-2 dei rigori con l'1-1 dei tempi regolamentari, finisce 4-3 per la Croazia. Danimarca fuori. Gol.